Andrea Canella, il team manager della società di football americano canavese American Team e anche del progetto Olt, ci spiega un po' come si sta evolvendo questo inizio 2018 per questa società che vuole fare bene e che parteciperà al campionato di A2. La nostra storia credo che magari qualcuno la conosca già. Partiamo da lontano 1980 per iniziare il football americano in canavese, per poi fermarci un secondo e riprendere le cose in mano una decina d'anni fa. Allora, dopo anni di sofferenza, quest'anno siamo riusciti a trovare un accordo con la società Blitz, che prima era originaria di Cirié e oggi è a Ballangero, e siamo riusciti a mettere insieme le nostre forze per cercare di creare una squadra che abbia un minimo di sostanza e di consistenza. Allora, la squadra, come voi potete vedere, adesso è abbastanza folta, ci sono circa 50 giocatori a roster, si dice, per cui sono all'interno dei quadri di gioco. Parteciperemo al campionato di A2, il nostro spirito comunque è quello di far parte del territorio tutto tondo, cercare di non rappresentare più solamente una città che poteva essere Cirié piuttosto che Ivrea, ma rappresentare il territorio, per cui il canavese. Oggi siamo ospiti del comune di Rivarolo, la nostra sede è a San Giorgio, la nostra struttura è a San Giorgio, ma il fatto stesso che siamo qui in Rivarolo vuol dire che insomma, il concetto incomincia a essere assimilato. Le nostre intenzioni sono le intenzioni più modeste di questo mondo, perché siamo riusciti a ritornare in A2 dopo qualche anno di purgatorio. Noi siamo partiti nel 1980 dai vertici, in alto, in alto, in alto, e pianin pianino intendiamo ritornare a ricoprire il nostro ruolo, con nessuna aspettativa quest'anno, solo quello di far bene e di mettere le basi per poter crescere più avanti. Mi pare che oltre il discorso proprio strettamente sportivo c'è anche un discorso che vi siete radicati nel territorio coinvolgendo anche associazioni che operano tramite il CIS. Esatto, noi è un po' il nostro credo, allora la nuova dirigenza ha questo modo di vedere, noi al territorio prima di chiedere vogliamo in qualche maniera dare, e nel nostro territorio abbiamo anche delle eccellenze, abbiamo anche delle difficoltà. Noi vogliamo essere vicini e essere appetibili per le eccellenze, ma vogliamo essere anche parte concreta per quel che è il quotidiano dei ragazzi che hanno dei problemi. Noi associati con noi, per cui proprio inquadrati all'interno della società, abbiamo 6-7 ragazzi del progetto Abilito, che sono gestiti dal CISAC, e abbiamo anche 14 migranti che sono gestiti dalla Progest, un altro consorzio che si occupa di questo. Questo anche perché vogliamo che questi ragazzi abbiano un'importanza, un ruolo, non debbano essere visti come persone da tenere in disparte perché non hanno le caratteristiche per fare uno sport di questo tipo, o persone che devono essere tenute in disparte perché nel caso dei migranti qui sono capitati a chiedere basta, cosa che non è, perché i migranti qui da noi hanno il loro ruolo, lavorano all'interno della struttura, i ragazzi di Abilito hanno il loro ruolo, sono parte importante all'interno della squadra nei lavori che potrebbero sembrare più umili, ma sono lavori indispensabili anche per noi, perché dal portare l'acqua a gestire lo spogliatoio quando siamo in trasferta, occuparsi delle chiavi, stare vicino all'allenatore, pulire il pallone, insomma gli diamo un senso al loro essere qua, e non solo, abbiamo da loro un grandissimo aiuto per via del fatto che qua sono. L'ultima cosa, mi pare che anche a livello giovanile si stia lavorando per far crescere le nuove leve e anche un discorso sulle scuole. Certo, perché allora il progetto che ci vede uniti a quello che era in origine la società di Cirié, adesso di Ballangero, i Blitz, ci vede d'accordo su un concetto. Allora, la parte verso Rivarolo, San Giorgio, Ivrea si occuperà della senior, la parte verso Cirié e Ballangero si occuperà delle giovanili, per un motivo molto semplice: non vogliamo assolutamente che ragazzi che non sono automuniti e che sono ancora a servizio devono avvalersi dei servizi dei genitori, devono sacrificarsi tanto nello spostarsi. Inoltre a Ballangero abbiamo una struttura più che mai consolidata che insomma per i giovani riesce a lavorare molto molto bene. La rappresentazione di tutto questo è che quest'anno con l'Under 16
insomma siamo riusciti a arrivare in semifinale, siamo stati battuti solamente, come avevo già detto anche in passato, da una corazzata che è quella dei Simè Milano, che probabilmente vinceranno il campionato, ma con onore siamo riusciti ad arrivare fin lì e francamente facendo paura anche forse alla corazzata quando è stato il momento di scendere in campo. Siamo molto contenti del progetto, abbiamo dietro una forte società che sta gestendo con professionalità tantissimi giovani che qualcuno anche oggi è qua in campo, per cui ci sono anche gli stretti contatti con la senior, e non possiamo che essere contenti e pensare al bene che potrebbe venire fuori da questa storia. Sicuro, le condizioni ci sono tutte. Mi sento solo con...